Buongiorno, benvenuti alla Contea Mezzaluna, sono Lorenzo Bentivoglio e oggi è il 4 agosto. Scusate se vi ho lasciato per qualche giorno senza video, ma ho dovuto prendere alcune decisioni, del quali non prendere altri lombrichi per adesso. Andiamo a vedere come siamo messi. Oh, che cosa abbiamo? Una larva di Black Soldier Fly. Bellissimo. Aiuta i nostri lombrichi a decomporre, tiene lontane le mosche domestiche che danno fastidio. Da adulta la Black Soldier Fly non si nutre, quindi non porta patogeni. Non dà fastidio perché non ronza e non si attacca alle persone, non dà fastidio alle persone. Stiamo procedendo, ragazzi. È stata una bella sorpresa aver trovato le larve di Black Soldier insieme ai lombrichi. Qua c'è un'altra. Sono venute spontaneamente, ovviamente, qua c'è un'altra. E i nostri lombrichi sono qua. Vedete, belli attivi, appena li scopro ritornano a fare il loro lavoro. Bello, questi scarti sono stati lasciati ieri e già sono in buono stato di decomposizione. Oggi è tutto, ci aggiorniamo. Naturalmente, le larve, qualcuna le ho messa nella mia esca che avevo preparato con un'esca fatta da crocchette di gatto e cartoni per le uova. Ne ho messe due qua dentro, vediamo se si forma una colonia. Vi terrò aggiornati. Controlliamo ancora. Guardate, guardate, guardate quante Black Soldier. Bellissimo. Aiutano i nostri lombrichi a decomporre, visto che ne sono solo 5.000, ho preso un chiletto e penso che fra 3 mesi già inizieremo ad avere sia una buona produzione di compost, sia i nostri lombrichi e le nostre Black Soldier hanno avuto tempo di proliferare, nutrirsi e riprodursi. Vediamo qua. Ecco i nostri lombrichi. Va bene, lasciamoli lavorare. Bella. Al prossimo video.